ancora una volta, insieme a quanti siamo riuniti qui, nel suo nome benedetto, ma anche a quanti ci stanno seguendo. La nostra preghiera è che Dio dia a tutti quanti le stesse benedizioni e che molti possano essere aiutati, benedetti, consolati, confortati, toccati dalla mano del Signore. C'è un momento delle nostre riunioni di culto che si chiama il tempo delle testimonianze, è un momento in cui raccontiamo ciò che il Signore sta facendo per noi. Questa volta sarà Luca a raccontarci la sua esperienza cristiana. Luca, vieni pure. Pace a tutti. È veramente una gioia per me essere nella casa del Signore per onorare la sua parola e per raccontare le cose meravigliose e grandi che ha fatto nella mia vita. E per raccontare la mia testimonianza io devo ricordarmi dei miei nonni, perché circa 50 anni fa i miei nonni fecero una decisione molto saggia, accettarono il Signore nella loro vita, per cui nella nostra casa si ascoltava la parola del Signore. Mio nonno era sempre con la parola del Signore, leggeva la sua parola e in ogni situazione lui lo metteva sempre al primo posto. E questo ha fatto sì che si creasse dentro di me una fede verso Dio, cioè sentire Dio come vivo, non come un Dio astratto, ma come un Dio vivente, che veramente era capace di fare qualsiasi cosa. E quindi io potevo già da bambino affidare la mia vita a Lui. Frequentavo la comunità già da bambino, perché i miei genitori frequentavano la comunità per far piacere ai miei nonni che già frequentavano. Per cui sin da bambino io ho sentito la presenza del Signore nella mia vita e non riuscivo a capire cosa c'era dentro di me. Il sentimento d'amore che Lui metteva nel mio cuore, che mi faceva amare i fratelli, non lo riuscivo a capire, perché era normale per me poter amare i propri genitori e i nonni, ma non riuscivo a capire perché amavo i fratelli. E questo man mano nella mia vita creò una certezza: Gesù, l'amore di Dio nel nostro cuore, che ci permette di amare il nostro prossimo al di là di quello che può essere un amore normale, perché l'amore del Signore è un qualcosa di straordinario. Amare il nostro prossimo significa un amore altruista. Noi tendiamo all'egoismo, ma il Signore ci passa, ci prossima, ci mette un amore nel cuore verso il nostro prossimo. E mio nonno è stato un esempio per la mia vita. Ricordo un giorno mia nonna era nel letto in fin di vita e c'era anche un dottore che disse che non c'erano più speranze per lei. E mio nonno in questa situazione riunì tutta la famiglia e disse: il dottore ha detto che non ci sono speranze, ma noi abbiamo una grande speranza, noi confidiamo nel Signore. E pregammo tutta la famiglia, grandi e bambini, pregammo e ci aspettavamo che il Signore intervenisse con la sua mano. E il dottore disse che una mano si stava muovendo ed era la mano di Dio che salvò mia nonna. In tutto questo io ho iniziato sin da bambino a fare delle esperienze col Signore e all'età di 13 anni, quindi ero un adolescente, alla fine di una riunione lo Spirito Santo, la presenza del Signore, mi compunse di peccato. Davanti a lui non mi sentivo pulito, sentivo un'ombra che mi faceva stare male. E pregando a lui dissi: Signore, io voglio che tu regni nella mia vita, liberami da ciò che mi rende oppresso, e metti luce nel mio cuore. E così avvenne e realizzai l'esperienza della salvezza, perché mi sentii lavato da lui. E man mano crescevo e mettevo la mia vita nelle sue mani ogni giorno, perché capivo che la cosa più importante era mettere la mia vita nelle mani di Gesù. E da allora in poi l'ho fatto ogni giorno. All'età di 18 anni, frequentando una riunione giovanile, ci fu un appello. E questo appello diceva
chi in questa sera vuole sentire la pienezza del Signore? E io mi alzai perché desideravo grandemente, ardentemente essere ripieno di Lui. E il Signore mi benedì in una maniera particolare quel giorno. Io lo voglio ringraziare perché veramente il Signore è tutto per me. Io credo che come i miei nonni ho preso la decisione più importante della mia vita, quello di accettare Gesù nella mia vita e quello di chiedere ogni giorno a Lui la guida in ogni cosa. Lo voglio ringraziare perché il Signore ha fatto tante cose nella mia vita. E alcune cose che vorrei ricordare in modo particolare, io guido molto per lavoro. E una volta ero su un'autostrada e guidavo, e quando si guida per lunghi percorsi molte volte si guarda la strada, ma a volte magari la mente pensa a qualche altra cosa. E io stavo guidando nella corsia di sorpasso, però pensavo ad altro, e improvvisamente mentre guidavo io sentii una spinta, e in quel momento io pensai: chi c'è in macchina con me? Perché ebbi veramente molta paura. Però quella spinta mi fece porre gli occhi sulla strada e mi accorsi che veramente dopo qualche secondo c'era una macchina ferma nella corsia di sorpasso che io non avevo assolutamente visto. Io voglio ringraziare il Signore perché io lo so che quella spinta me l'ha data Lui per concentrarmi, per vedere la strada, e ho avuto veramente pochi secondi per potermi scansare quella macchina, altrimenti io non lo so che cosa sarebbe stata della mia vita. Io lo so che Gesù ha voluto salvare la mia vita, ne sono convinto di questo. Voglio concludere raccontando altri due piccoli episodi che non posso dimenticare, perché quando il Signore fa delle cose grandi rimangono indelebili della nostra vita. Voglio ringraziare il Signore per due motivi in particolare. Mia sorella era molto piccola e un motorino la sbalzò per molti metri. E io sono sicuro che il Signore non ha voluto che accadesse il peggio e l'ha salvata da questo. E inoltre voglio ringraziare il Signore perché circa 2 anni fa la mia nipotina di 2 anni, Gaia, alla bimba fu diagnosticata una leucemia galoppante. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché anche in questa cosa molto particolare noi abbiamo pregato e il Signore l'ha guarita. Io voglio ringraziare veramente il Signore perché ancora oggi mi ritrovo nella sua casa e il desiderio del mio cuore è quello di essere nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore sia lodato. Siamo così riconoscenti a Dio di averlo come un grande Salvatore, un grande Signore che compie miracoli, che trasforma la vita e che ha cura di noi giorno per giorno, momento per momento. Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola di Dio e leggiamo nell'Evangelo secondo Giovanni, un testo molto conosciuto delle Scritture, capitolo 10, verso 7. Giovanni, capitolo 10, verso 7. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Possiamo sedere. Si tratta di parole sempre attuali. Sono venuti prima di me altri che erano briganti, ladri, ma le pecore non li hanno ascoltati. C'è stato sempre in coloro che hanno voluto servire il Signore un sesto senso spirituale, non naturale come gli altri cinque. E le persone che veramente hanno cercato il Signore hanno saputo capire dove era la verità. Ma questo testo è importante soprattutto perché è il terzo io sono dell'Evangelo di Giovanni. Ce ne sono ben 7 elencati nell'Evangelo. E questo terzo io sono dell'Evangelo di Giovanni è: io sono la porta.
Io sono era parola che non facilmente si poteva dire a quel tempo. Era una polemica che avevano fatto sorgere i farisei, un partito politico religioso del tempo, i quali avevano praticamente accusato un cieco nato guarito di essere un peccatore e gli chiedevano conto. Siccome gli diede una rispostina fatta per bene, che insegna ancora a noi come rispondere nei casi di difficoltà quando non abbiamo le giuste conoscenze teologiche, ovvero una cosa so, che prima io ero cieco e che adesso io ci vedo. Questo è quel che conta. Probabilmente non sapremo quanti angeli possono ballare sulla punta di un ago, non conosceremo esattamente il numero delle miriadi e miriadi degli angeli, ma non è molto importante. Ciò che è importante è sapere che prima eravamo peccatrici, peccatori, e che adesso siamo stati lavati, imbiancati, purificati nel sangue dell'agnello. Dire io sono a quel tempo poteva costare la vita, e a Gesù è capitato più di una volta di sgusciare in modo invisibile tra loro e andar via perché lo volevano lapidare. Non potevano riuscirci perché Gesù doveva morire in croce, era stato previsto dalle profezie. E così quando Gesù poi è morto in croce per noi, al nostro posto, lui ci ha dato la salvezza in Cristo. È importante notare che la porta Gesù ci fa avere una nuova vita e questo esclude di conseguenza tutte le altre porte e porticine. Siamo così abituati a credere che dovremmo trovare il sistema per arrivare a questo progetto, a questa persona che deve firmare. C'è una mentalità così diffusa che è difficile parlare di cognizioni assolute e perentorie come fa il cristianesimo, e infatti molti pensano e dicono che noi siamo un pochino superbi teologicamente. Beh, che cosa è verità? Anche a Pilato la cosa lo meravigliò. Dicevano che Gesù era la verità, ma Pilato sapeva che di verità ce n'erano tantissime nel mondo romano in cui viveva e che tutto in fin dei conti era relativo. E invece Gesù e i suoi dicevano: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Così Gesù, dicendo io sono la porta, ci vuole insegnare che ci dà una nuova vita e che questo lui lo assicura di persona. Nel verso 1 leggiamo che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è ladro e brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Cos'è un ovile? Ormai sempre più persone lo sanno solo perché lo vedono in TV o lo leggono in un volume. Non è facile in città, nelle nostre metropoli, trovare un ovile. Bisogna allontanarsi di molto per scoprire questa realtà. Ma non è tanto difficile capire che si tratta di un grande spazio quadrangolare con un muro di cinta che è costituito da pietre non lavorate, sovrastato da fitti rami che facilmente si trovavano a quel tempo, pruno, altre forme spinose di rame. Serviva a custodire le pecore, intanto perché non fuggissero, ma anche per proteggerle. E qualche volta questo viene frainteso. Si dice che le chiese sono troppo protettive per le pecore, per i propri membri. Intanto vogliamo incoraggiarvi ad averne una. Vogliamo incoraggiarvi a frequentarne una assiduamente, perseverantemente, costantemente. Cosa è visitare una chiesa? Cosa è essere membro di una chiesa? E desidero dirvi che l'ovile serviva a non far fuggire via le pecore, che se uscivano poi si smarrivano, e il Signore è venuto proprio per le pecore smarrite. Eravamo già smarriti, senza via, senza strada,
e il Signore ci ha trovato, ci ha portato nel suo ovile. Non vogliamo adesso smarrirci un'altra volta e perderci per strada. Vogliamo eleggere e scegliere, come l'autore di molti salmi della Bibbia, di stare un giorno nei cortili della casa del mio Dio, lo dirà Davide il re, piuttosto che mille anni altrove. Io sono la porta. Lui è la porta per farci avere una nuova vita e ce lo assicura personalmente, presentandosi come il pastore delle pecore. Il pastore riporta le pecore di sera nell'unico ovile e spesso a quel tempo, per risparmiare sulla forza lavoro, come vedete il problema del costo del lavoro c'è sempre stato, si teneva un pastore con più pecore in più ovili e in questo modo si razionalizzava la spesa, una specie di spending review. Ma ciò che conta veramente è che il Signore Gesù si presenta a lui come la porta delle pecore, si presenta a lui come colui che ci aiuta a realizzare e a realizzare che dobbiamo far parte del suo gregge, che dobbiamo seguirlo e che dobbiamo essere le sue pecore. Ma che lui ci dà una nuova vita come porta delle pecore è garantito personalmente da lui, ma ci è anche assicurato giuridicamente. Infatti, i sacerdoti ebrei erano legittimati dalle genealogie, ovvero quegli elenchi lunghissimi, figlio di e così via. Dovete sapere che al ritorno dall'esilio assiro-babilonese, gli ebrei che non poterono dimostrare con le genealogie, con i documenti, di appartenere alla famiglia d'Arone e alla tribù di Levi, non furono ammessi al sacerdozio. Gesù è in regola. Gesù infatti è il figlio di Davide, quindi erede al trono di Israele, perché da lui discende come tribù. Ma Gesù è anche in regola e perciò è la porta, perché egli è il figlio di Dio. Gloria al Signore, l'unigenito figlio che è venuto dal Padre fino a noi. E poi lui è la porta e perciò in regola giuridicamente, perché lui era da lì a poco prossimo a donarsi. Nel verso 17 leggo: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Gesù non è un poverino che hanno ucciso, Gesù è il figlio di Dio che ha deposto volontariamente la sua vita per riprenderla poi e resuscitare. Egli è la porta e quindi ci assicura una nuova vita, e questo è garantito a tutti noi. Che tristezza quando scopriamo che della fede cristiana negli anni e mica tanto lontano nel tempo le persone hanno creduto di poter affermare che in realtà la vera fede nel Signore era data solo a certe razze, di solito i bianchi, e che erano esclusi tutti i popoli ritenuti inferiori, e di solito quelli della zona est dell'Europa riguardo al nostro continente. Ma la buona notizia qui è che chi non entra per la porta dell'ovile, ma vi sale da un altro lato, è un ladro e un brigante, perché in realtà questa porta è aperta a tutti quanti. È infatti scritto che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. Come vedete, la porta è aperta a chiunque desidera entrarci. Non ci verrà chiesto quanti peccati hai fatti, che cosa hai combinato nella vita, di chi sei figlio, di chi sei nipote. Ciò che ci verrà chiesto è: sei pronto a entrare per la porta? E noi a chiederci: come si chiama questa chiesa, Gesù? Non c'entra il nome della chiesa, bisogna entrare nel nome di Gesù. Lui è la porta delle pecore. Ma notiamo, Gesù ha detto: chi entra per la porta dell'ovile, e indica la chiesa intera in terra, dapprima formata dai soli credenti ebrei. Gesù l'ha ammesso e detto chiaramente: sono venuto per le pecore di Israele, ma poi
altri non ebrei sono stati ammessi, anche noi in mezzo a loro, perché Dio aveva mandato Gesù per tutto il mondo. Paolo apostolo predicherà con il motto di al giudeo prima e poi al greco, volendo significare: io mi rivolgo prima ai miei fratelli, ma subito dopo anche a tutti gli altri. C'è una seconda cosa che vogliamo considerare qui, ed è che il terzo io sono di Gesù, io sono la porta, ci insegna non solo ad avere una nuova vita, ma a entrarci. E entrare nella nuova vita è possibile grazie al controllo che Gesù ha della situazione. Leggo il verso 9. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. La frase entrerà e uscirà è un'espressione riferita alle regole di questa nuova vita. Già Mosè aveva detto della legge del Signore, dei suoi comandi: le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. E dunque indica questo entrare e uscire i comandi del Signore che vengono messi a disposizione, appurati, insegnati, imparati nella casa del Signore, nell'ovile, nella chiesa di Dio. Entrerà si riferisce ai benefici all'interno dell'ovile, quindi della chiesa. Solo se noi entreremo nell'ovile, cioè nella chiesa di Dio, riceveremo quivi cura, protezione, affetto. Molti lamentano che non riescono a sapere quale è la chiesa giusta, ma il Signore è capace tranquillamente di indicarcela. Noi dobbiamo solo preoccuparci di voler servire Gesù. In ogni caso possiamo dare qualche indicazione, non è assolutamente solo la nostra. Tutta la chiesa del mondo è composta da persone che sono state lavate nel sangue dell'agnello, e dovunque viene predicato il messaggio biblico nella sua completezza, intierezza, quella è la chiesa giusta. Se stai andando in una chiesa dove si predica che Gesù è il Salvatore, quella è giusta, che Gesù è il guaritore, quella è giusta, che Gesù è il battezzatore con lo Spirito Santo, quella è giusta, che Gesù ritornerà come il re, quella è giusta. E Gesù ha detto: io sono la porta delle pecore, e le pecore entreranno e usciranno e troveranno pastura. Solo quelle che entrano troveranno questo tipo di rapporto e di aiuto, saranno curate. Perché? Perché il pastore all'ingresso, quando li vedrà entrare, noterà le pecore ferite, qualche macchia di sangue, qualche ferita riportata durante il viaggio. Non solo, ma quelle che entrano all'interno dell'ovile della chiesa di Dio di ogni tempo e luogo ricevono anche la protezione e ricevono ovviamente il rapporto affettuoso del pastore, che addirittura le chiama per nome. Pensate, il Signore si ricorda il nome di tutti quanti noi. È importante che questo lo teniamo presente. Ma non basta dire che entreranno, bisogna anche considerare che usciranno queste pecore. Perché escono? Per avere i benefici della nuova vita fuori, il cibo, il nuovo cibo. Solo le pecore che entrano e escono sono poi cibate. La nuova erbetta fresca, mattutina, di buon'ora, quando ancora gli insetti non si sono svegliati, perciò li portano presto a mangiucchiare. E non solo, la pulizia dell'ovile sporco ormai degli escrementi del gregge è altro momento importante, in maniera che entreranno e usciranno, e quando entreranno di nuovo troveranno l'ovile pulito. Dovremmo tutti darci un gran da fare a tenere l'ovile della Chiesa pulito. Dio sia lodato per le sorelle, i credenti impegnati nella pulizia di questo luogo di culto e di tutti quelli del mondo, ma ovviamente non può bastare. C'è una pulizia spirituale da operare all'interno della Chiesa di Dio, cacciando fuori il marcio
e pregando che il Signore ristabilisca ed aiuta coloro che non sono veramente seguaci di Cristo, e noi vogliamo invece imparare a entrare e uscire per andare all'aria pura, per andare a momenti in cui anche avere del moto, perché le pecore per non sporcarsi stanno là all'impiedi e hanno bisogno, dopo essere rimaste bloccate tutta una notte, di sgranchirsi fuori. Desidero dirvi che Gesù è la porta delle pecore, Lui ci fa avere la nuova vita, Lui ci fa entrare nella nuova vita, e questa nuova vita è un dono. Lo leggiamo al verso 10, che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Quindi il ladro, Satana e i suoi emissari non sono da meno, fanno queste cose qua, rubano, ammazzano, distruggono. Ti preghiamo nel nome del Signore, se stai andando in una falsa chiesa dove ti insegnano a rubare, ammazzare, distruggere, fare del male, dire cose sbagliate, se quando entri là dentro tu ti senti male perché senti che quello non è il posto giusto per te, allora quella non è la giusta chiesa. Quando vieni nella casa del Signore devi sapere di stare nel posto giusto. Siamo stasera nel posto giusto? Gloria al Signore. Questo amen dice che noi sentiamo che questa è la porta delle pecore, Gesù, e che questo è l'ovile dove Lui ci vuole tenere affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La vita, Gesù è la vita. Nel libro del profeta Isaia è scritto: mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio al di fuori di te agisse in favore di chi spera in Lui. Guardate che differenza tra il nostro caro Signore e le false divinità pagane di quel tempo e di oggi. Non si era mai sentito dire. Le persone erano abituate a divinità che, per raggiungerle anche fisicamente, invalidi, anziani, persone in difficoltà fisiche, dovevano trascinarsi su decine, a volte centinaia di gradini, perché la divinità era in inaccessibili posti. E invece è arrivato il cristianesimo e ha detto Gesù: io sono la porta, non andare di qua e di là. Se vi diranno: eccolo là il regno di Dio, eccolo là, non vi credete. Il Signore ci ha insegnato che Lui viene ad abitare dentro di noi. Benedetto il suo nome. Abbiano la vita. Ed è Gesù che ci ha benedetto ad ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo. Questa abbondante vita che ci viene donata in Cristo Gesù è esuberante, è ricca, è fervente, è soddisfacente. Non la cambieremo per niente al mondo. Provate ad andare un po' da quei cristiani che da diverso tempo sono figli di Dio. Vi diranno che non cambierebbero la loro fede, e sottoscritto conferma, insieme a tanti altri qua, per nulla al mondo. Ciò che abbiamo avuto da Gesù era il meglio che ci potesse capitare. Abbiamo avuto la gioia di un Signore che ci ama, la felicità di un Signore che ci ha dato una vita abbondante. Molti chiedono: cosa non devo fare se divento cristiano? Noi non abbiamo un elenco di quello che si fa e che non si fa, ma se diventi cristiano ci sono solo cose che avrai il desiderio di fare o di non fare. Per esempio, odierai persino la veste macchiata di peccato, ti darà fastidio persino solo averci a che fare alla lontana. Ci sono dei vizi di cui molti erano vittima nel passato, che quando poi sono diventati cristiani, penso alle dipendenze, hanno provato dei veri e propri sentimenti di repulsione. Com'è possibile che un uomo che, e ce ne sono tanti qua in mezzo, fumavano 2-3 pacchetti di sigaretta al giorno, adesso si infastidiscono solo a sentirne un po' di odore? Quando tu questo profumo non lo ami più, ti sembrerà un'altra cosa, ti sembrerà una terribile puzza. Ma notate con me,
Gesù ha spiegato: io sono la porta e devi entrare attraverso di me. E questo ci deve aiutare adesso a capire un'altra lezione. Siamo dalla sua pienezza tutti quanti, abbiamo ricevuto da lui grazia su grazia. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo ricevuto un inizio di grazia, ma poi il Signore ci ha portati a un'abbondanza di grazia. E quando tu sei pieno della grazia di Dio, non senti più nessuna attrattiva delle cose del peccato, delle cose del mondo. C'è un senso di rifiuto, di rigetto, che diventa una cosa naturale nella tua vita. Senti che non è più opportuno per te vivere in un certo modo, in una certa maniera. Come fa Gesù, porta della salvezza, a farci realizzare questa nuova vita? Prima di tutto notiamo che è una cosa reale. Cioè, non è che qua stiamo plasmando delle persone e li stiamo fuorviando con un oppio religioso. Gesù ha detto chiaro e tondo, verso 9, se uno entra per me, sarà salvato. Entra per me. E qua cominciano le differenze con altri gruppi che si dicono cristiani, come ci diciamo noi, però praticano altro insegnamento. Per noi, entra per me vuol dire che Gesù sta dicendo che sono esclusi gli angeli dalla salvezza del credente. L'angelolatria, l'idolatria degli angeli, è vietata nelle scritture. E quando io ebbe udito e veduto, dice l'apostolo Giovanni nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse, mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Notate, stiamo parlando di San Giovanni, del più anziano degli apostoli rimasti in vita, di quello che ne ha viste di più e ha sentito e visto cose meravigliose. Ma anche lui stava facendo l'errore di prestare adorazione a un angelo. Dice Apocalisse 22,9, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di quelli che ascoltano le parole di questo libro. Adora il Dio. Dunque gli angeli non sono mediatori della salvezza. Ma dicendo Gesù, se qualcuno entra per me sarà salvato, esclude anche la mariolatria, ovvero l'idolatria di Maria. Maria è per noi il massimo esempio di fede, di umiltà. Ha accettato qualcosa che altri non avrebbero facilmente accettato. È rimasta incinta senza avere un rapporto sessuale, in un mondo ostile, e sapeva che gli poteva costare la pelle, la vita. Il marito si ripropose di lasciarla, il marito promesso, perché ancora non erano venuti a stare insieme, ma la legge lo considerava già tale a quel tempo. Si ripropose di lasciarla in occulto perché non fosse lapidata, ma Dio gli apparve, gli parlò: non temere di prendere Maria con te, ciò che in lei è virtù e opera dello Spirito Santo. E lui ci ha creduto e ha accettato tutto questo. Per noi Maria è un esempio di fede grandissimo. Siami fatto secondo la tua parola. Però Maria non ci può salvare. Alle nozze di Cana fu detto: è venuto a mancare il vino. Maria, la mamma di Gesù, disse al figlio: non hanno più vino. E Gesù: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre: fate tutto quello che egli vi dirà. Notate come Gesù indica a Maria un orario, un tempo, e come Maria indica in Gesù il Salvatore, perché se uno entra per me sarà salvato. Ma entra per me esclude anche l'idolatria, ovvero raffigurare la divinità, raffigurare con quadri, immagini, sculture la divinità. La Bibbia dice: non avrai altro Dio al di fuori di me, non avrai altri dii nel mio cospetto. E poi spiega: non ti fare scultura, immagina alcuna delle cose che sono nei cieli, sulla terra, sotto. Non ti prostrare dinanzi a loro. Molti dicono: ma io non adoro, io venero.
Gesù e la Bibbia insegnano che non bisogna neanche prostrarsi, quindi venerare dinanzi a loro. E c'è un'ultima cosa che vogliamo dire, ed è che realizzare questa nuova vita è realizzare un'opera completa. Infatti, nel verso 9 Gesù disse: se uno entra per me, sarà salvato. Gesù sta dicendo che saremo guariti spiritualmente e materialmente, perché salvato, questo significa in questo posto, una guarigione spirituale e una guarigione materiale. È accaduto mille volte e continuerà a succedere finché Gesù ritornerà dal cielo, che persone che hanno accettato Gesù e che erano pronti a pagare il prezzo della loro iniquità hanno poi visto che il Signore li ha salvati, e quando questo è accaduto non solo gli ha perdonato, ci ha perdonato tutti i peccati, ma spesso, molto spesso, ci ha anche guarito. Pensiamo alle dipendenze di anni e anni di schiavitù, di droga, di peccato e di cose illecitamente fatte. Queste persone sono ancora tra noi dopo tanto tempo e il Signore ha trasformato la loro vita, perché Gesù ha detto: se uno entra per me sarà salvato, ovvero guarito spiritualmente e guarito anche materialmente. Ciò che conta è che un giorno noi andremo con il Signore. Come si fa, pastore, a essere salvati? Paolo spiega, l'apostolo: col cuore si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Noi vogliamo accettare l'invito del Maestro, il quale ancora una volta adesso ripete il suo terzo io sono dell'Evangelo di Giovanni e dice a tutti quanti noi: io sono la porta delle pecore. Se qualcuno entra per me sarà salvato, e entrerà e uscirà e troverà pastura. Ci alziamo all'impiedi. Ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Lo Spirito del Signore si muove in mezzo di noi. Noi vogliamo lodare il Signore, vogliamo pregare che Dio possa benedire dei cuori. Prima di cantare qualche coro d'adorazione, vogliamo avere un tempo di lode e di preghiera anche in favore di quelli che ci stanno seguendo. Padre, ti vogliamo ringraziare perché ci hai parlato attraverso la tua parola. Desideriamo invitare Gesù come salvatore di ciascuno che è qui e che ci sta ascoltando e seguendo. Oh, ti supplichiamo, Signore, che tu possa fare questo miracolo. Noi non veniamo a te nel nome di una chiesa, neanche di un uomo o di una donna, ma veniamo a te nel nome di Gesù. E ti preghiamo che tu possa salvare tante persone e guarire tanti ammalati, perché tu sei venuto a salvare materialmente e spiritualmente. Vogliamo chiedere: Signore, stendi la tua mano e benedici ciascuno. Rimani con noi e le nostre famiglie, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.